Oggi parliamo di obiettivi, ma non voglio dirti le solite cose che si dicono della data, della pianificazione, delle capacità. Voglio parlarti di una caratteristica fondamentale di tutti gli obiettivi. Un obiettivo, oltre ad essere raggiungibile e sostenibile, deve anche essere ecologico e non nel senso che deve rispettare l'ambiente. L'ecologia, e almeno in PNL, studia gli impatti, quindi significa che ogni tuo obiettivo deve avere un impatto positivo, inteso come funzionale su tutta la tua vita, su tutto il tuo sistema, quindi nell'area relazionale, professionale, personale. Possiamo dire che l'ecologia del tuo obiettivo è anche il metro di misura, cioè quando tu ti poni un qualcosa da raggiungere, è molto importante tenere presente la persona che stai diventando per raggiungere quell'obiettivo. Nel tuo percorso, qualsiasi siano i tuoi obiettivi, ti consiglio di tenere presente sempre questa domanda. Che tipo di persona sto diventando mentre raggiungo i miei obiettivi? Se la persona che stai diventando per raggiungere i tuoi obiettivi ti piace e ti senti una persona più capace, più affidabile, più credibile, più consapevole, più competente, allora procedi, vai avanti verso il tuo obiettivo. Se stai diventando una persona povera di amicizie, di relazioni sentimentali, stressata, sempre in ansia, allora in quel caso credo sia necessario rivedere la strategia che stai utilizzando e anche possibilmente l'obiettivo, perché magari non è sostenibile. Ricordati che lo scopo di ogni obiettivo è quello di farti diventare una persona migliore, più capace. Ciao, alla prossima!